certe volte preferisco un tiro da tre che un tiro da due, anche mi viene più facile, ormai sono entrato nel meccanismo e quasi senza pensarci la sparo e più delle volte va dentro. Sono giocatori che hanno fatto del tiro da tre in situazioni non molto semplici, diciamo, il loro marchio di fabbrica. Mi viene in mente Basile, che ci ha portato a un argento olimpico con dei tiri da tre non proprio regolari, diciamo, ma ignoranti quasi, perché sono assolutamente dei tiri che l'allenatore non ti chiede, ma ti vengono naturali, te li senti e allora te li prendi, insomma. Chiunque comincia a giocare a basket, la prima partita che vede è una partita NBA. Questa vittoria di Bellinelli ha fatto veramente bene a tutto il movimento, anche italiano, perché se tu vedi le partite NBA sono spettacolari, ok, ma se vedi un tuo connazionale che ti può rappresentare, ti senti quasi parte, diciamo, del suo processo di crescita, quindi ti senti coinvolto e ti appassioni a questo sport. A me piacciono molti aspetti dell'NBA, però molti aspetti dell'Eurolega. Poi ovviamente se devo guardare le finali NBA me le guardo alle 2 di notte, tutta la notte, quindi è sicuramente lo sport è nato lì ed è lì che tutti mirano ad arrivare. Un giocatore che mi ha sempre emozionato in NBA è Steve Nash, perché mi sono sempre chiesto come potesse fare, diciamo, a dominare letteralmente con quel fisico lì, perché in NBA, soprattutto nel suo ruolo, a parte che sono tutti di colore, quindi con fisici incredibili, doti naturali che i bianchi non hanno, però lui ha preso due MVP di seguito, penso sia uno dei pochi casi della storia che ci sia riuscito, quindi è sicuramente lui il mio giocatore, diciamo, preferito. Un giocatore che mi piace dell'Eurolega, ci sono un sacco di giocatori che mi piacciono, se ti devo dire uno ti dico Teodosic, perché anche lui non ha un gran fisico, però fa quello che deve fare, anzi fa più di quello che dovrebbe poter fare in realtà, quindi diciamo mi piacciono quelli che non hanno il fisico ma che riescono ugualmente a dominare. Il mio rapporto con Dad è cambiato due anni fa, quando ci ho vissuto un anno assieme, quindi vivendo con lui 24 ore al giorno l'ho conosciuto bene, ci siamo conosciuti bene, abbiamo capito che non si può vivere 24 ore al giorno con un compagno di squadra, però la nostra amicizia è sicuramente sorta lì, diciamo. Per sfogare tutta la rabbia che accumulavamo durante il giorno facevamo queste sfide alla PlayStation la sera, che erano infuocate veramente, perché lì ci giocavamo tutto, la nostra la leadership della casa si vinceva lì, insomma. Buono. Ah. Ok, io non ho più le gambe, però va bene. Il numero 45 non è che l'ho preso perché è Balotelli, l'ho preso anche perché ce l'aveva Jordan nel suo anno di rinascita. Andare all'università lo considero un hobby, mi sono iscritto solamente per acquietare un attimo i miei genitori.